vista in bagno da qualche parte, non avete niente da leggere, che si legge in bagno, come dice Maurizio De Giovanni. Rubo a Maurizio De Giovanni questa cosa. La scrittura di Brunella Caputo illumina un giorno ideale, fatto di versi e storie. Lo scrive Maurizio De Giovanni, descrivendo le ore dell'alba di Brunella Caputo, regista teatrale, attrice, artista a tutto tondo che ha presentato il suo lavoro nell'ambito del Maggio dei Libri all'Alfano I. Dal teatro alla scrittura o dalla scrittura al teatro? Dal teatro alla scrittura, ho cominciato prima a fare teatro e poi a scrivere, poi a pubblicare, a dire la verità. Scrivere scrivo da sempre, da quando ero ragazza, però ho fatto prima teatro e poi ho pubblicato, quindi indubbiamente dal teatro alla scrittura. Testo particolare, tu hai detto ai ragazzi una cosa è scrivere quando si è giovanissimi, una cosa quando si ha qualche anno in più, si è più maturi, ecco, c'è questo nella tua scrittura? Sì, c'è il ricordo, quindi c'è un vissuto che ovviamente quando sei più giovane non hai, e quindi scrivere in età un po' più avanzata ti consente di avere maggiori ricordi, e il mio libro, Le ore dell'alba, il mio ultimo libro, è pieno di ricordi e di situazioni che mi sono capitate nel corso della vita. È una raccolta di racconti narrativi, versi e dialoghi teatrali, è una sorta di diario calendario che racconta, avendo come filo conduttore l'ora dell'alba in cui gli scritti sono stati scritti, racconta storie di vario genere, storie d'amore, passione, vissuto, mancanze, c'è un po' di tutto, diciamo. Già hai fatto un abstract, insomma, del testo, l'invito che hai fatto ai ragazzi, leggete. Sì, leggete tutto, qualsiasi cosa, non si sa mai da dove può venire un'idea geniale. Leggo di tutto,